Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio, o ciclo, di Outer Wilds. Lo scorso episodio è stato bellissimo, cioè il momento in cui abbiamo trovato tutti quei nomai lì abbracciati, tutti, mamma mia che bello ragazzi, mamma mia che bello. Cioè ovviamente non fraintendetemi, tristissimo, però bello nel senso che veramente è stato un momento estremamente emozionante. Estremamente emozionante, veramente veramente bellissimo, ed eravamo a un passo dal vascello, a un passo, dannazione, un passo. Ce la dobbiamo fare, questa volta ce la faremo, ce la faremo. Torneremo lì, sappiamo esattamente quello che dobbiamo fare. Il problema è quella parte finale per raggiungere il vascello, strapiena, strapiena di rane pescatrici. No, no. Devo abituarmi a viaggiare all'interno di questo spazio di inerzia. Devo andare di inerzia. Come veramente si viaggia nello spazio, perché nello spazio si sposta così. Con l'inerzia, non andando ad acceleratore costantemente, di inerzia, però nei videogiochi spesso non si fa, perché nei videogiochi il carburante delle navi non è praticamente mai un problema, quindi chi se ne frega di stare sempre col piede sull'acceleratore, mentre invece non si fa, e qui devo abituarmi a fare così. Ok, appena entrato ci fermiamo. Scansioniamo la nostra destinazione. Qua. Qua, ok. Mi piazzo e andiamo di inerzia. Ancora un po' più avanti. Ok, fermi così. Dritti. Ecco. Perfetto proprio. Devo ricordarmi che è un po' più sulla destra. Ok, ok, vedo. Vedo le luci che avevano lasciato i nomai.
Adesso sarà da ridere. Non capisco se sono già oltre. Ok, ora sono oltre. Fermo, fermo, fermo. Ok, non devo andare a sbattere. Così dovrebbe essere sufficiente, spero. No, così andrei a sbattere dritto su quello. In basso, quindi. Ma come faccio senza accelerare? Un'idea in realtà, ma quest'idea comporta l'uscire dalla nave. No, ce n'è un altro anche lì. Se ce n'è un altro anche lì siamo fottuti, dobbiamo abbandonare la nave. Dobbiamo abbandonare la nave. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Non abbiamo altre finestrelle. Ne ho ancora intorno, però. Non posso accelerare, non posso muovermi. Se io sento il loro respiro, loro sentono i miei motori. Le uova? Eh beh, certo, era la luce rossa. La luce rossa erano le uova. Quindi c'eravamo vicinissimi prima, vicinissimi, dannazione. Senza neanche saperlo, ci siamo passati vicinissimi. Ho danneggiato venendo qui. Una parte della nave su sopra che non riesco a capire. Ok, rimettiamoci seduti. Ok. Ferma. Devo fare queste riparazioni perché. Oh, non ti allontanare troppo dalla nave. Dovrebbe essere qui sopra. Eccolo. Ok, questo sarebbe lo scafo superiore, ok? Tutto sembrava tranne che lo scafo superiore. Ok, forza e coraggio. Non posso usare il lanciadroni, lo scannerino, perché. Cioè, il lancia scout, vabbè, il mio cervello sta andando in tilt, ragazzi. Thank you.
Che malignata è adesso? Qui, è qui, è qui, è qui, ci siamo. Bellissimo. Ma è bellissimo questo vascello. Ora mi sorge un dubbio. Come hanno fatto a schiantarsi qui dentro con sto coso? Nel senso, com'è entrato qui dentro? Che... Mi turba. È enorme questo. Io mi aspettavo una roba... Cosa mi aspettavo? Non lo so neanche io. Non poteva essere piccolo quanto la mia nave, effettivamente, per avere quelle capsule di salvataggio grosse, il quintuplo della mia nave. Una capsula di salvataggio. Quindi... Non lo so neanche io cosa mi aspettassi, ma... Non lo so, mi so... Come hanno fatto? Come fisicamente sono entrati qui dentro? Beh, siamo letteralmente all'interno di una nave aliena. Cos'è sta roba? Non toccare. Speriamo che questo sia il libretto delle istruzioni. Canna, ai vascelli dei clan Nomai in grado di ricevere questo messaggio. L'universo sta morendo, è evidente. Ora che ci sono sempre meno risorse e luoghi sicuri disponibili nello spazio, io e il mio clan riteniamo che avremo tutti maggiori possibilità se i clan resteranno uniti. Se siete in grado di raggiungere la galassia crepuscolare, abbiamo scoperto che i soli di roccia nera sono sufficientemente stabili e che la vita in questo sistema stellare è relativamente florida. Viviamo in moderata sicurezza. Chissà se la galassia crepuscolare è quella dove siamo noi. Se preferite continuare l'esplorazione da soli, sappiate che nessuno di noi potrà aiutarvi. Risponde Bromi, Canna, siamo diretti verso di voi. Mi fa piacere sentirti, Bromi. Aspetteremo il vostro vascello. Qualcuno ha sentito Nim. Il suo clan era diretto al nostro vascello, ma non sono mai arrivati e non abbiamo ricevuto suoi messaggi. Comincio a preoccuparmi. È effettivamente una notizia sconcertante. Mi fa ripensare alla vecchia leggenda che raccontava sempre mio nonno, la scomparsa di Eskal.
Ricordo di aver sentito quella storia da bambino. Un giorno il vascello di Eskal smise semplicemente di rispondere. Gli altri clan continuarono a cercarli, ma non ne trovarono alcuna traccia. Fu come se i loro amici scomparsi non fossero mai esistiti. Non è una leggenda, amici. Il clan di Eskal è realmente esistito e la loro storia è vera. È strano che un evento simile diventi una leggenda. Agli antenati dei nostri antenati veniva raccontata la stessa storia quando erano giovani. Sei proprio sicuro che sia vera, Hyssop? È accaduto molto tempo fa, ma sì, i nostri antenati cercarono a lungo il clan di Eskal, ma alla fine nessuno seppe più nulla di loro. Si tratta dell'unica volta nella nostra storia in cui un vascello è scomparso in quel modo. Hyssop. Spero che tu non voglia paragonare la storia di Eskal a quella del vascello del mio clan. Nim, amico mio, temevamo che fosse spariti. Non ancora, non siamo spariti, ma quasi. Abbiamo avuto dei problemi durante la curvatura. Il triplo sole del sistema stellare scintilla brillante è esploso. Ed è stata solo pura fortuna se non siamo rimasti coinvolti nello scoppio. Ci vediamo presto, Kanna. Mi rasserena sapere che il tuo clan è al sicuro, Nim. È un piacere sentire le tue parole. A tutti i vascelli nelle vicinanze, ricordate di fare estrema attenzione alle stelle potenzialmente instabili, che sono la maggioranza a questo punto. Ancora. Qui è il vascello di Eskal. È andato tutto storto durante la curvatura e il nostro vascello è ferito a morte. Abbiamo bisogno di aiuto il prima possibile. Il nostro vascello sembra come essersi fuso in qualche modo con l'ambiente circostante. Dei rampicanti sono diventati una cosa sola con il vascello, è stato dilaniato dall'interno. Ecco come ci sono finiti qui dentro. Stiamo abbandonando il vascello a tutti i clan Nomai o a tutte le specie in grado di utilizzare navicelle spaziali che ricevano questo messaggio. Vi imploriamo, abbiamo bisogno di aiuto. Funziona, c'è qualcuno in ascolto. Il nostro vascello sta morendo, abbiamo bisogno di assistenza immediata. Ecco come sono finiti qui dentro. Tecnicamente non ci sono finiti. Speravo comunque sta roba fosse un libretto di istruzioni su questo, che sembra tipo una console di comando, sembra questo è un on-off e questo vai a capire. Forse questo è tipo il serbatoio, che è sta roba che si inserisce qui? Se io provo ad accendere. Ovviamente non funziona. Questa è la marcia. Avanti e retro. Che è sta roba? Ho capito, spegni, spegni, spegni. Uno, due, tre. Qui si mettono le coordinate. Oh, ma qua sotto si va? 50% di carburante. Felix, sto registrando adesso. Non ho mai incontrato nulla di simile prima d'ora. Il segnale ricevuto dal vascello sembra essere più antico dell'universo stesso. L'occhio, qui hanno trovato l'occhio. Non abbiamo mai incontrato nulla di simile prima d'ora. Tutto l'equipaggio, prepararsi a curvare immediatamente. Eskal, aspetta, ho bisogno di più tempo per inviare un messaggio. Non dovremo informare un altro clan della nostra prossima destinazione.
Possiamo mandare il messaggio appena arriviamo. Questo straordinario segnale è apparso improvvisamente. Potrebbe sparire altrettanto in fretta. Non possiamo perdere l'occasione di fare una scoperta che ha dell'incredibile. Concentrati e preparati per la curvatura. Ricevuto. Annona, il vascello è pronto a curvare verso le coordinate approssimative del segnale. Il nucleo di curvatura è carico, ma il salto sarà comunque impegnativo. Dopo avremo bisogno di più tempo per ricalcare il nucleo. Non dovrebbe essere un problema, sempre ammesso che arriveremo nel luogo da cui parte il segnale e, o nelle sue vicinanze, pronti a curvare. Madò, quanta roba che stiamo scoprendo, ragazzi. Ho bisogno di tornare un attimo nella nave a riempire il jetpack, perché abbiamo ancora un botto di roba da esplorare qui dentro, credo. Forse no, magari questa è l'unica cosa che potevamo esplorare. Però qua giù si va. No, qua giù non si va, vedi? Abbiamo un botto da esplorare. Guarda qua, quanta roba, è incredibile. Vabbè. Ora, quello sono sicuro, ragazzi, sono tre pannelli dove si può disegnare delle rune. Esattamente come quelle che abbiamo visto come coordinate. Quindi lì possiamo mettere delle coordinate. Ora il punto è, funzionerà questo vascello? Cioè, se io ci metto le coordinate, funziona e possiamo andare a quelle coordinate? E se funziona, è la fine del gioco? Perché io non vorrei concludere adesso. Ho ancora tantissimo da vedere. Anche se la luna quantica, ho visto che non ci si può atterrare. Quindi è un fenomeno che non comprendo bene. Dovrei studiarlo un po' di più con calma. Perlomeno non comprendo il suo utilizzo. Soprattutto riguardo al fatto di quello che ci ha insegnato qua. Ricorda, ogni frammento quantico ha qualcosa da insegnarti. Io per ora devo imparare una singola cosa da un singolo frammento quantico. Non ce n'è stato uno che mi è stato utile a qualcosa. Mai. Io almeno non ricordo un frammento quantico che mi è stato davvero utile a qualcosa. Che vi devo dire? Sta roba di gemello cenere, quello vorrei vedere. Ho paura, capito, che andando, raggiungendo effettivamente l'occhio con queste coordinate, ho paura che facendolo si attiva tipo il filmato finale, no? Fine del gioco, addio, boom. Finito il gioco, non vorrei, però sto morendo dalla curiosità, voglio andare a queste coordinate. Allora, facciamo una cosa. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Perché, ecco, diciamocela tutta, è un po' spaccato, non credo che sto coso funzioni. Magari. Però a sto punto, che cosa ce le dovrei mettere a fare le coordinate qui dentro? Se non funziona. Allora, era. Frena. Era questa, questa, questa. Una C. Mettiamo così. Poi. Una X tipo capovolta. Poi una N. No, 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 no. Mannaggia. Spegniti, come faccio? Ah, devo farla al contrario. Ok. La N va fatta al contrario. Quindi devo partire da qui, fare così, così. Altrimenti non posso. Ok.
Quindi abbiamo immesso le coordinate. Oddio, ragazzi, ho paura. No, 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 no. Ho paura, ragazzi. Ho paura, non voglio finire il gioco. Beh, non succede niente qua. Forse non funziona, avrebbe senso. Però non capisco perché. No, non funziona, ragazzi. Non funziona perché, come possiamo vedere, questa roba tipo clessidra, qui, secondo me è tipo Ah, oh, raccogli nucleo di curvatura. Ok. Stavo per dire tipo il carburante. Quindi non abbiamo un carburante, ma comunque vada, anche se avessimo un carburante. Si teletrasporta perché è velocità di curvatura, quindi mi serve un nucleo di curvatura nuovo per far andare sta roba. Eh sì, ragazzi, raggiungere l'occhio alla fine del gioco. Io l'ho inserito, però è rotto. Me ne serve uno nuovo e funzionante. Ok, questo rifà, ritira su le coordinate. No, quindi presumo, questo è per impostare le coordinate, questa è la folle, tipo, non fa niente. E questo è il teletrasporto. Ah, da qui forse. Forse io mi metto qua e sto coso mi spara a velocità di curvatura di là. Quindi devo tornare fino a qui con. Oh mio Dio. Devo tornare fino a qui con. Con un nucleo di curvatura nuovo. Ma ti rendi conto? Dove lo trovo un nucleo di curvatura nuovo? Come quello? Che posso raccogliere, portarmi in giro? Ce n'erano. Erano diversi, non erano fatti a clessidra. Dov'era? A Gemello Braci. Gemello Braci ne aveva, ma. E adesso come esco di qua? Ho ritrovato il relitto del vascello ormai nelle profondità di Rovo Oscuro. Il nucleo di curvatura del vascello non funziona più da molto tempo. Ho attivato una colonna a tre facce che si trova sul ponte del vascello. Sembra essere un dispositivo per l'immissione di dati. I Nomai provarono a inviare una richiesta di aiuto, ma il dispositivo per l'invio dei messaggi del vascello si era rotto durante l'impatto. Il vascello è ancora in grado di ricevere i messaggi in entrata provenienti da altre navi Nomai. Gli ultimi clan Nomai si stanno riorganizzando per far fronte all'imminente fine dell'universo. Ho trovato una registrazione del segnale originale che i Nomai avevano captato dall'occhio dell'universo. Preoccupati dal fatto che il segnale potesse interrompersi, i Nomai viaggiarono a curvatura prima di poter comunicare agli altri clan la loro destinazione. Oh no! Siamo estremamente lontani.
non si sente neanche l'esplosione arrivare. Eccola invece. Da qua arrivano.